Noi lo diciamo chiaramente a più riprese: se arrivano nel mio comune dei profughi e delle persone che realmente scappano dalla guerra, sono i benvenuti. Ma purtroppo questo non è avvenuto nel nostro comune. Il nostro comune aderiva al progetto SPRAR, il famoso progetto che vede coinvolte comunque anche la collaborazione dei comuni, con 14 persone, 70 persone totali sul territorio. Sono continuati ad arrivare i profughi, nonostante lo SPRAR. Quindi il comune, il sindaco, non ha avuto assolutamente nessuna rassicurazione rispetto, pur aderendo allo SPRAR, rispetto al non arrivo di altri immigrati. Tra questi 14 richiedenti asilo inseriti nello SPRAR, nessuno aveva avuto lo status dopo i 3 gradi di giudizio. Scusi, ma erano ancora, stavo facendo, avevano fatto richiesta, c'era ancora il procedimento in c'era il corso, procedimento in quindi bisogna corso. aspettare che si sapesse se erano o Certamente. meno, avevano o meno lo O magari status. rientravano nel 95% Non che lo di solito sappiamo questo però, no? viene rifiutato. Esatto, però 14 erano. 14 nello SPRAR, sì. Sì. Io ho deciso di uscire, semplicemente per dare un Cioè lei segnale. non voleva neanche questi 14. Ho deciso di uscire dallo SPRAR per dare un segnale, perché nonostante noi fossimo nello SPRAR, i profughi continuavano ad arrivare, i richiedenti asilo, insomma, cosiddetti Quindi? tali, clandestini, nel 95% dei casi. Quindi noi diciamo questo al governo centrale. A Cascina, nel mio comune, e penso anche in altri comuni amministrati dalla Lega, i profughi, quelli che veramente scappano dalla guerra, di donne coi bambini, sono i benvenuti. Quelli che però non scappano dalla guerra, che molto spesso truffano lo Stato italiano, perché che differenza Non li può c'è? riconoscere lei però col metal detector, bisogna, c'è un procedimento in Italia, no? C'è un procedimento e noi, tra l'altro, siamo d'accordo con le dichiarazioni di Gabrielli che ha detto l'Europa ci chiede solamente un grado di giudizio, perché in Italia ce ne sono 3 e vanno avanti questi procedimenti per molti anni? Vabbè, quindi lei Fermiamoci a adesso non uno. ci ha rifugiati nel suo comune. Richiedente No, asilo ce n'ha? adesso ce l'abbiamo. Ce tra l'avete? l'altro in una struttura Quanti ce che n'ha? 70. 70. Danno problemi? Danno problemi, Che danno genere? problemi. C'è una struttura, secondo i nostri uffici tecnici abbiamo fatto fare le verifiche, quella struttura potrebbe tenerne 23 e dentro ce ne sono 54.